Trattomagno innevato all'orizzonte per il confronto di campanile tra Montevarchi e Sansepolcro, di nuovo di fronte a distanza di quasi 7 anni. Aquila nello stesso assetto di Correggio, 4-3-3, con Lischi al rientro a sinistra e Rossetti a destra, accanto a Essossi, grande ex di parte rossoblu con i due Gorini, confermati Fofi e Diarrasuba, davvero quest'ultimo in gran forma. Per la seconda volta in un mese, arbitro donna dirige Ilaria Bianchini di Terni e sarà particolarmente beccata dal pubblico nella ripresa. Mister Tardioli dei bianconeri squalificato è in curva Firenze a seguire a distanza i suoi. Montevarchi fa la partita, si difende con ordine in avvio il Sansepolcro all'ottavo, incursione di Lischi con cross da sinistra, poi l'azione sfuma. 26esimo, la punizione di Giacomo Gorini per Diarrasuba che si incunea ma il destro è alto. 29esimo, sinistro di Essussi che scalda i motori parato dal portiere. Al 32esimo il vantaggio montevarchino. Diarrasuba per Essussi, pallonetto nonostante il vento teso. 1-0, sfera nel sacco. Essussi esulta, come si direbbe, da minimo contrattuale, nel senso che non dimentica gli anni trascorsi con i Biturgensi. 38esimo. Prima iniziativa del Sansepolcro con Macagno, esterno della rete, il suo sinistro. Si chiude il tempo al 43esimo, Diarrasuba ruba palla e David, attento, para. In avvio di ripresa non cambia il trend del confronto, al 16esimo Biagi anticipato in area. Al 18esimo il sinistro dal limite del solito Diarrasuba. 21esimo. Conclusione a spiovere fuori di poco di Luca Lischi. Non ci sono tracce bianconere al 32esimo, la prima azione che fa imbestialire il pubblico di casa. Il portiere David respinge su Essussi che gli porta via la sfera, entra in area, almeno è l'impressione. L'arbitro non assegna il rigore ma solo la punizione al Montevarchi e espelle però il portiere ospite. Dentro il giovanissimo Giorni, ma si sacrifica Mortaro. Non è esito la punizione successiva di Giacomo Gorini. Al 34esimo va giù per le proteste del pubblico di Arrasuba in area. Si prosegue. Al 36esimo è la volta ancora di Essussi. C'è un difensore che lo stende, ma è solo calcio d'angolo. Alla fine il rigore arriva ed è Mannella, subentrato nel corso del match a Fofi, solo procura. Stavolta non ci sono dubbi per Ilaria Bianchini di Terni. Dal dischetto ancora lui, Adnane Essussi, sigilla il match di campanile con il 2-0 e il nono centro stagionale. Sansepolcro da rivedere, Montevarchi spumeggiante.